difensore del Buscetta, invece si oppone. Si oppone, anche in relazione alla ultima precisazione che è stata fatta dalla difesa dell'imputato Liggio, perché evidentemente qui si vuol spostare il terreno di accertamento che è proprio di competenza di questa Corte. Siamo fuori dalla contestazione, ci occupiamo dell'omicidio Terranova, non ci occupiamo dell'omicidio Scaglione. Se il pubblico ministero trova dei motivi di aderenza o dei moventi di aderenza, di affinità, anche sul piano della personalità tra l'uno omicidio e l'altro, tutto questo lo trova in quegli atti che sono stati allegati al processo. In questo momento, in questa particolare circostanza, io ritengo che la Corte non possa uscire dai limiti della contestazione, che quindi questa domanda non sia ammissibile. Ecco, il PM Presidente precisa che non intende andare oltre quanto già risulta dagli atti acquisiti, non intende andare oltre. La Corte ha acquisito dei verbali proprio qualche ora fa, io mi limito a quanto risulta da quei verbali, non intendo, e mi pare ovvio che il proprio esterno non voglia andare oltre. Sì. Dunque, il Presidente. Moventi e responsabili. Dunque, il Presidente, ritenuto che con l'acquisizione degli atti già disposti la situazione esposta dal Buscetta abbiamo scritto per piacere? È ritenuto che con l'acquisizione degli atti già disposti la situazione esposta dal Buscetta potrà essere valutata nella sua interezza per quanto riguarda l'omicidio del dottor Scaglione non vi è competenza di questa Corte, e che d'altra parte eventuali riferimenti possono essere desunti proprio dalla documentazione acquisita, rigetta la domanda. Presidente, chiedo scusa, ha disposto la lettura degli atti acquisiti, sia pure sul piano, ha disposto che sia data lettura degli atti acquisiti? Presidente. Formalmente no. Possiamo, se le acquisiamo, vuol dire che possiamo valutare. Credo che sia opportuno darne lettura, magari dico sì, soltanto una formuletta di rito, ma è bene che se ne dia lettura. Naturalmente in innovazione del dibattimento, che si dia lettura degli atti che abbiamo acquisito. Dunque, il pubblico ministero chiede che sia data lettura degli atti acquisiti. In proposito, sulla circostanza. Sulla circostanza. Ovviamente su tutto, e anche in particolare interrogatorio reso dal Buscetta, siccome è acquisito, non hanno nulla a incontrare, ce l'ha sotto mano la cosa. Possiamo darli per letti se non ci sono problemi, ecco. Vabbè. Voi avete niente in contrario di dare per letti quegli atti di cui abbiamo chiesto? Va bene, il Presidente ordina che si è data per letti gli atti acquisiti. Ci sono altre domande? Chiedo scusa, Presidente. No.
No, credo proprio di ha no. Finito? Sì. Ci sono domande da fare al test? Sì. Io vorrei sapere, se è possibile, se il test lo ricorda, se Linzerillo riferì qualcosa circa le motivazioni del delitto Terranova, cioè del perché Leggio decise e decretò di uccidere il Terranova. Dunque, l'avvocato di parte civile chiede di sapere se lei sa, se perlomeno le sa per averla appresa, perché dato che dice che aveva appreso tutto dall'Inserillo, le motivazioni per le quali Leggio decise di sopprimere il dottore Terranova, secondo quello che disse l'Inserillo. Non lo ricordo se mi disse la motivazione, ho potuto fare delle ipotesi io personale, ma la motivazione non ricordo se l'ha data. A domanda della parte civile, non ricordo se l'Inserillo mi abbia precisato i motivi per i quali secondo lui il Leggio ha voluto la morte del dottore Terranova. In proposito ho potuto fare io delle supposizioni. Mi sembra che il test abbia dichiarato che era, leggo testualmente, che tale omicidio aveva la sua causale nell'attività giudiziaria di Terranova nei confronti del Leggio. È possibile precisare qualche cosa a riguardo da parte cioè, di... Cioè, ecco, quello che diceva poco fa, lei non l'ha saputo, no, è un'ipotesi. È l'ipotesi mia. Il fatto che l'omicidio Terranova abbia potuto trovare la sua causale nell'attività giudiziaria del giudice, del suddetto giudice, è stata soltanto una mia supposizione. Signori della difesa. Sì, il signor Buscetta sa quali erano i rapporti che intercorrevano tra Di Cristina e Inserillo. Dunque, l'avvocato della difesa chiede di sapere, se naturalmente li sa, quali rapporti siano intercorressero a suo tempo tra Di Cristina e Inserillo. Lo sapevo, ottimi. Ottimi. Erano amici. Erano amici, sì. Dunque, a domanda della difesa dell'imputato, i rapporti fra Di Cristina e Inserillo erano ottimi. Le costa personalmente questo oppure perché glielo disse Inserillo? No, non potevo assistere perché ero in carcere. No, voglio dire questo. No. Anche prima della sua carcerazione. Sapevo che erano ottimi amici, ma poi mi fu confermato ancora una volta da te. Io sapevo che erano ottimi amici e ciò mi fu confermato anche dall'Inserillo. Dall'Inserillo. Sì. Dall'Inserillo, sempre sì. Che lui poi non parlò. Dica. Quindi in relazione a quel documento che gli è stato letto durante il periodo istruttorio, mi pare che il test è per dire che era un rapporto giudiziario, sì. E fu precisata anche la data di questo rapporto. Ora io non ricordo se questa precisazione è venuta diciamo dal banco del consigliere Alatere o sia stata da parte dell'imputato. No, da parte del pubblico ministero, signor. Da parte del pubblico ministero, la data specificata del pubblico ministero. Che dico sinceramente, io le date non sì, posso. Sì, sì, no, non è questo, se fosse stata. Io ho confermato che era quella la data. Credo che non abbia difficoltà a darmi atto, vero? Sì, no, assolutamente. Dunque, ci sono altre domande? E allora se ce l'ha il microfono.
di essere introdotto per stuzzicare la memoria al ricordo affermativo della mia conoscenza. Quindi se lei mi fa venire in pretorio, io... No, guardi, no, come confronti niente, lei mi... E allora, mi metta il microfono e io ritorno a citare la sua... Lei ritorna? Preferisco parlare da vicino, signor Presidente, preferisco parlare da vicino. Ma lei non mi può dire la circostanza attraverso il microfono? Sì, io posso dirlo, però siccome la faccia è lo specchio dell'anima, io capisco che è molto meglio che lei mi guarda negli occhi quando io parlo e la corte. D'accordo, ma insomma, quindi, se me lo vorrei dice essere così, messo di vicino, ecco. Ma guardi, noi... E poi anche col signor Buscetta, io non credo che sia così violento di poter pensare di aggredire alla mia età. Non parlavo di violenza, ma non è il caso del confronto, ecco perché. Ora se lei mi dice... Ma io non parlo di confronto, parlo di essere... E mi dica la circostanza lo stesso, io a lei poco e fa... Allora, allora le dico, signor Presidente, vuole chiedere al signor Buscetta se si ricorda di aver avuto un incontro in quel di Catania, non incontro con lui, di lui essere sempre accompagnatore del signore Greco, detto Cicchiterra, in una villa dove io abitavo in quel di Catania, e in quell'occasione, guidando un Opel, sempre un Opel, questa volta targata a Zurigo o targata a Svizzera, e di essere stato nella mia villa, perché è la mia residenza, sia a letto a dormire, a mangiare e a dormire per la giornata, e in quella circostanza io, per farlo ricordare, ho regalato, anche se come lui sentiva caldo, che era inizio di stagione del 70, nell'estate del 70, ho regalato un pantaloncino al signore, perché voleva un pantaloncino per guidare senza essere sentire caldo. Va bene. Dunque, ha sentito allora, il signor Liggio dice che lei nel 70, che giorno era? Non lo ricordo. Ma che mese? Nell'estate del 70. L'estate del 70, si è recato, il principio dell'estate del 70. Si è recato insieme al Cicchitello in una sua villa di Catania, lì ha mangiato, ha dormito, ha pranzato, insomma è stata una giornata, e poi lui le ha dato un pantaloncino perché lei potesse guidare senza sentire troppo caldo. No, non lo ricordo e non è vero. Dunque, l'imputato fa questa domanda: se è vero che lui, Liggio, come Leggio, perché gli atti ufficiali il cognome è Leggio, ha ospitato per un giorno nella sua villa di Catania il Buscetta, che era insieme a Cicchiteddu. Punto. Se è vero che entrambi sono stati per tutta la giornata in quella villa, e se è vero infine che Liggio regalò al Buscetta un paio di pantaloncini corti, perché
secondo il suo desiderio, il Buscetta potesse guidare l'auto senza sentire troppo caldo. Buscetta risponde: testualmente, non lo ricordo e non è vero. Dica. Con la voce, per piacere. Dunque, la difesa del Leggio deve avanzare formale istanza di confronto, perché è nota che vi è un contrasto di fondo su alcune circostanze ben precise da parte del Buscetta e del Leggio. E mi pare che questo sia un nodo da risolvere, e cioè quello relativo alla conoscenza o meno, con tutte poi le ulteriori conseguenze in ordine ad altre affermazioni. Quindi la difesa fa una formale istanza perché venga disposto il confronto. D'altra parte non comprendiamo perché tutto si debba risolvere in domande e non possa essere affidato alla diretta, direi. Ma qua è più diretta di questa, mi sì, pare parla uno, sì, parla presidente, l'altro, ma il nostro codice prevede un istituto ben preciso, quello del confronto quando vi sono delle dichiarazioni contrastanti, e quindi noi chiediamo che si faccia il ricorso all'istituto che il codice di procedura penale prevede. Allora, la difesa dell'imputato avanza formale richiesta di confronto dato la divergenza fra le parti. Pubblico ministero? Il pubblico ministero si oppone facendo presente che il confronto è un istituto regolato da norme precise, non si può fare ricorso allo stesso ad libitum, ad arbitrio della Corte, ovvero detto mera richiesta della difesa o di chi che sia. Ci sono dei presupposti in base ai quali l'ingresso dell'istituto del confronto è legittimo nel procedimento penale. Occorre cioè che le parti siano in disaccordo su fatti, circostanze importanti. A mio avviso, e non ritengo che di ciò possa dubitarsi, che si siano conosciuti o meno il Buscetta e il Leggio non è un fatto importante in questo processo. Cedo perciò che venga rigettata la richiesta della difesa. La difesa di parte civile si oppone formalmente al confronto per le stesse motivazioni. In pratica, se esiste contrasto di fondo, ammesso che esista fra l'imputato e il teste, si tratta di un contrasto di fondo che non trova aggancio su fatti rilevanti in questo processo che riguarda il delitto Terranova e non altre circostanze. Va bene. La difesa di Buscetta si associa alla richiesta del pubblico ministero, al parere espresso dal pubblico ministero e dalla parte civile, ricordando che il confronto è ammesso esclusivamente tra persone esaminate e interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze importanti. La contestazione di questo processo è l'omicidio del giudice Terranova, che soltanto oggi, che oggi è soltanto oggi, il deputato Leggio abbia introdotto, che oggi è soltanto oggi il deputato Leggio abbia introdotto nel dibattimento alcuni particolari relativi ad una presunta o pretesa conoscenza con l'imputato Buscetta, non credo che abbia importanza ai fini della vostra decisione. D'accordo che sotto il profilo della attendibilità e della possibilità di dar credito o meno, tutte le circostanze possono essere utili e possono essere, ma non sono né decisive né importanti. E il confronto non è uno dei mezzi di prova, contrariamente a quanto dice il mio amico Campo, è un espediente processuale per la valutazione di una prova già esistente. Se la Corte avesse bisogno di questo, sentisse questo imprescindibile bisogno, la Corte potrebbe disporre il confronto, che è un'esigenza del giudice. È un'esigenza del giudice perché è talmente tormentato dall'esistenza di un contrasto fra le dichiarazioni delle parti che verte evidentemente su un momento vitale, essenziale del processo, per cui sente l'esigenza di esporre questo confronto.
Se voi ritenete che sia importante, l'enorme è quella dell'articolo 364, che poi è riportata, che è quella dell'istruzione formale, che poi è riportata naturalmente all'esigenza del confronto nel dibattimento. Ma poiché il richiamo è sempre alle norme di quel famoso confronto che viene disposto in istruttoria, e su che cosa viene disposto in istruttoria? Viene disposto su un contrasto che nasce tra dichiarazioni fra imputati o tra dichiarazioni fra testi che sono in contrasto fra di loro, in un momento in cui l'uno non sa quello che l'altro ha dichiarato, perché poi le precisazioni, le aggiunte, le circostanze aggiunte ad arte nel dibattimento per creare un apparente motivo di contrasto, per poter pervenire quindi a un'ipotesi di confronto, evidentemente devono essere dal giudice valutate con maggiore attenzione e con maggiore prudenza. Qui non avete materia assolutamente utile, necessaria, importante per stabilire la necessità di un confronto, e quindi io mi oppongo a quella che è la richiesta della difesa. Non è così semplice come l'avvocato difensore del testo vuol far credere, perché da questo contatto scaturisce il motivo del rancore nei riguardi dei cosiddetti corleonesi e personalmente contro Luciano Leggio. Perché quando si dice corleonese, in sintesi si riferisce a Luciano Leggio, e Luciano Leggio ha di dimostrare il perché dell'odio, del rancore, di tutte le propalazioni fatte nel riguardo dei colonesi, che poi si finisce sempre per essere Luciano Leggio. Che il confronto sia utile per... Sì, perché quando Buscetta parla di Corleonesi, intende parlare di Liggio, e parla per odio a Liggio. Punto. Dal confronto scaturirebbe la vera ragione del suo atteggiamento. Contro i Corleonesi e Licci, va bene. La Corte si ritira per deliberarli. Inserito io.
forte. Vista la richiesta di confronto formulata dalla difesa dell'imputato e sentite le altre parti, ritenuto che il confronto richiesto verterebbe su circostanze non importanti in questo processo, che pertanto non si ravvisa la condizione prevista dall'articolo 364 codice procedura penale per l'ammissione del mezzo istruttorio suddetto, che peraltro resta ferma la facoltà dell'imputato di fare le dichiarazioni ritiene opportune ai fini della sua difesa, impregiudicate restando anche le facoltà del teste con i limiti imposti dalla legge per le dichiarazioni eventuali che voglia rendere anche in relazione ai poteri istruttori della Corte, per questi motivi rigetta la richiesta di confronto e ordina procedersi oltre. Ora, signor Buscetta, una domanda vorrei rivolgerle. Poco fa, quando l'imputato ha detto che lei era andato nella villa di Catania, eccetera, eccetera, lei ha detto non ricordo, non è vero. Ora, questi due termini sono antitetici, perché se non ricorda non può dire che non è vero, se ricorda può dire che non è vero. Ecco, insomma, vorrei che lei mi spiegasse la portata di questo non ricordo, non è vero. O non è vero perché non c'è mai andato. Non è vero. Ecco, il presidente chiede al teste Buscetta di precisare il significato delle sue parole, perché allorché è stato richiesto di dire se egli si fosse recato o meno nella villa del Leggio a Catania insieme al Cicchiteddu, ha risposto non ricordo, non è vero. Questi due termini sarebbero antitetici e da qui la necessità di una ulteriore precisazione. Buscetta risponde non è vero, quindi non è che c'è un ricordo cattivo da parte sua, è proprio che non è andato mai. Non sono andato. Non sono mai andato nella villa di Catania. Signor Presidente, chiedo scusa, la richiesta ha carattere interlocutore. Già presente il funzionario preposto ai servizi di sicurezza, che i giornalisti desidererebbero soltanto, però, ecco, all'alto di quella tribuna riprendere di spalle, fotografare di spalle Buscetta sulla Corte. Ecco, dal punto di vista esigenze di sicurezza nulla osta, però non so naturalmente qual è la sua opinione. Senz'altro, però sempre quei limiti che aveva detto allora, che aveva dato allora il dottore Giordano, Presidente, perché non è che sono venuta qua sì, a quei, cambiare in quei termini, credo che nei limiti della cosa, perché non può essere. Va bene. Dunque, ci sono altre domande, per cortesia? 11. È stato detto che il dottore Falcone nel corso di un interrogatorio gli ha esibito il documento 21 giugno. Cioè il documento sarebbe il rapporto? Sì, io ce l'ho qua in fotocopia. La richiesta è questa, farlo vedere al signor Buscetta perché dica se è questo il documento che gli è stato fatto vedere. Vabbè, la difesa dell'imputato chiede di sottoporre in visione a Buscetta
copia del rapporto dei carabinieri, del 21 giugno 78. Del 21 giugno 78. Perché precisi? 'Se sia stato proprio quel rapporto ad essergli sottoposto in visione da parte del dottore Falcone in sede istruttoria. E allora, maresciallo... Presidente, chiedo scusa. Prego. Chiedo scusa, Presidente. Dal verbale delle dichiarazioni rese in data 23/8/84 dal loro imputato, oggi teste, Tommaso Bruschetta, si rileva che il GI dà lettura delle rivelazioni fatte da Giuseppe De Cristina ad un sottufficiale, ad un ufficiale dell'arma, via di rapporto, eccetera. L'imputato dichiara: quanto segue, noto con soddisfazione che quanto da me riferito trova puntuale riscontro nella preparazione a suo tempo fatta da Giuseppe Di Cristina, che era tutt'altro che un uomo da nulla. Quindi non ha preso visione materialmente, almeno a quello risulta dagli atti, il facciamolo dire a lui, ministero, scusate. No, io leggo, fino a prova contraria, fa fede quanto risulta dagli atti. Io leggo questo e desidero sottolineare alla Corte questa circostanza. Pubblico ministero. Ma adesso aspettate, non ci vuole niente, cioè, bisogna di fare battaglia sempre per tutto, Cristoforo. Abbia pazienza. Buona pace di Cristoforo Colombo. Con buona pace di Cristoforo Colombo, quello che gliel'ha fatto fare, ma insomma comunque. Il pubblico ministero fa rilevare che nel verbale redatto a suo tempo dal giudice dottor Falcone risulta che è stata data al Buscetta lettura della dichiarazione del Di Cristina e del dunque la lettura delle rivelazioni fatte da Giuseppe Di Cristina, poi vedi rapporto, sì, ecco, ad un sottufficiale è stata data una lettura, sì, delle rivelazioni ad un sottufficiale, precisa qui, e ad un ufficiale dell'arma, delle rivelazioni fatte da Di Cristina a un sottufficiale e a un ufficiale dell'arma dei carabinieri. Pertanto non sembra abbia avuto visione, abbia preso visione degli atti, ecco. Ecco, e quindi non appare che il Buscetta abbia preso visione del rapporto. Presidente, prima di procedere a sottoporre in visione questo rapporto, pone al Buscetta la domanda se egli abbia o meno avuto la possibilità di vedere il rapporto in questione oppure se gli sia stata soltanto data la lettura della dichiarazione di Di Cristina. Dunque, vorrei sapere questo. Lei ha visto il rapporto oppure il giudice istruttore le ha dato lettura della dichiarazione di Di Cristina? No. Io il giudice Falcone. Quindi ho visto il rapporto, ma lui lo leggeva. Dunque, io non ho visto
Non ho letto il rapporto. O meno di un metro durante l'interrogatorio. Io ero a distanza, è chiaro, durante l'interrogatorio, a distanza di un metro, addirittura meno, dal dottor Falcone, e ho visto il rapporto. E lei sarebbe in grado di riconoscere se è quello? Ho visto che era scritto a macchina, ma non posso essere in grado di riconoscerlo. Dunque, ho visto che era un rapporto scritto a macchina, ma non credo di essere in grado di riconoscerlo. Insiste ancora, avvocato Scalfari, lei? Avvocato Scalfari? No. Va bene. La difesa dell'imputato non insiste più nella sua richiesta. E allora, signori della difesa, il nostro compito qua è... Oh, presidente, chiedo scusa. Ah no, avrei delle richieste io. Avrei delle richieste da avanzare alla corte. Vabbè, no, vediamo che richiesta. Avanti, che il ministero, sì. Risulta dagli dal un atto acquisito, ritengo, al processo, precisamente il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Greco Michele più 15, che la parola del Buscetta troverebbe conferma, almeno in parte, per taluni aspetti, nella parola del re di Contorno Salvatore, imputato nel processo che si svolge dinanzi alla Corte d'Assise di Palermo. Precisamente nelle dichiarazioni rese, leggo, in data 1 ottobre 84 al giudice istruttore, chiedo che la Corte voglia disporre l'acquisizione conseguente... Vabbè, ma riguarda non il nostro processo, riguarda l'altro processo. Certo, ma ci sono dichiarazioni del Contorno che per certi aspetti confermano quanto dichiarato dal Buscetta, e leggo, do lettura allora della parte che riguarda appunto i rapporti con le dichiarazioni del Buscetta in questo processo. Leggo il mandato di cattura. Dalle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore in data 1/10/84 G di Palermo non solo viene pienamente convalidato quanto riferito dal Buscetta, ma sapendo ulteriori particolari circa la composizione della commissione provinciale di Cosa Nostra, che va integrata con i nomi di Greco Leonardo, Calandrea, eccetera. In particolare, il Contorno dichiarava che tra i principi generali che regolano la Cosa Nostra vi sono i seguenti: nessun delitto di rilievo, tantomeno un omicidio, può essere commesso nel territorio di una famiglia senza il consenso del rappresentante della stessa, gli omicidi più qualificati vengono decisi da tutta la commissione. Questo è l'aspetto che mi preme sottolineare e per il quale insisto nella richiesta formulata alla Corte. Cioè, vorrebbe? L'acquisizione del mandato di cattura? No, delle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore in data 1/10/84, nel quale appunto si fa menzione di queste circostanze, riferimento a queste circostanze. E la difesa si deve opporre all'acquisizione di questo interrogatorio perché, come ha sentito la Corte, mi sembra lo stesso estremamente generico. Il Contorno avrebbe affermato un principio che non sappiamo quanto sia valido e che poi nel corso degli ulteriori interrogatori, tra l'altro, ha anche modificato. Evidentemente la posizione dovrebbe essere specifica, e cioè specifica con riferimento al processo, al delitto del quale noi ci stiamo in questa sede occupando. E allora la difesa si permette di chiedere semmai che venga sentito il Contorno su questo, ma non mai che vengano acquisiti interrogatori su principi, diciamo, di contenuto. Chiedo scusa, presidente. Ah, non ha finito. Chiedo scusa a lei, avvocato. Mi scusi, credevo che avesse terminato. Ritengo che per valutare se possa disporne l'acquisizione o meno e possa costituire oggetto del tema decidendum di questo processo, la Corte deve prendere visione degli atti sulla base di una preventiva preliminare delibazione formulata in base alle indicazioni oggi fornite dal pubblico ministero. Mi sembra ovvio questo. Mi associo alle richieste del procuratore generale. La Corte, ritenuto che
la richiesta del PM di acquisizione del mandato di cattura. È vero. La cattura e dichiarazioni cui è verbale del dichiarazione del contorno cui si fa riferimento nel. No, veramente io sul presupposto che il mandato fosse già acquisito, ho chiesto soltanto l'acquisizione delle dichiarazioni cui fa riferimento. Però ecco, io pensavo che fosse già acquisito il mandato. Ecco, è in possesso del PM ed è se la Corte in qualunque momento lo esibisce perché se la Corte ritiene. Il mandato di cattura con le dichiarazioni di contorno. Possono avere influenza ai fini della decisione. E ovviamente saranno poi valutate opportunamente. Ammette l'acquisizione del documento indicato dal PM. Poi che richiesta avete voi da fare? Cioè la difesa a questo punto chiede formulato noi altri una richiesta e cioè presidente che venisse allora sentito il contorno, perché mi pare che in questo modo il processo sia per essere istruito o venga istruito fuori dalla sede dibattimentale. Noi chiediamo che venga sentito il contorno. La difesa chiede perché poi vengono scelte frasi o parti di interrogatorio, non viene esaminato tutto il contenuto di tutte le dichiarazioni rese dal contorno. Quindi noi altri chiediamo che venga sentito il contorno. La difesa dell'imputato chiede che venga sentito il teste contorno. Non il PM? Non si oppone sull'audizione del contorno in ordine alle circostanze segnalate dal pubblico ministero medesimo. C'è qua, c'è il pubblico ministero non si oppone limitatamente alle circostanze segnalate nella sua richiesta. La Corte ordina l'immediata audizione del teste contorno sulla circostanza. Cioè, avvocato di parte civile, difensore di Buscetta, voi vi opponete all'audizione del teste contorno? Vabbè. Io devo far rilevare che non mi sembra che il contorno dica nulla in ordine ai fatti di causa. No, per i fatti di causa, esclusivamente sulla circostanza. Vabbè, mi rimetto comunque alle decisioni della Corte. La Corte ordina l'immediata audizione del teste contorno, sempre limitatamente a questa circostanza, e ordina procedersi immediatamente. Non si sente, grazie. Intanto faccio presente che gradirei essere sentito sul movente che spinge sia il Signore che i suoi programmatori nei miei riguardi, quindi di essere richiamato per essere sentito. Va bene, dopo il coso sarà richiamato per sentire il coso. Grazie. Va bene, non si preoccupi. Ci può portare la presa, ci può portare Ligio qua intanto. A questo punto l'imputato Ligio chiede di essere richiamato.
mi dica allora, spieghi il perché questi signori vogliono, l'accusano così di questa cosa qua. Non era nelle mie intenzioni scoprire il sederino a nessuno, ma visto che mi trovo qui costretto nelle cose più semplici di negare l'ospitalità, il riposino nella stanza da letto, il sagrato del pantaloncino, e allora dico il perché di tutto questo odio e questo rancore. La sua venuta, ecco perché lui non accetta la venuta, è per ragione di affare, per ragione politiche. Si parla di interessi politici, di grossa occasione, e io resto estraneo a tutte queste cose. Come ha ammesso il signor Buscetta stesso, io non ero conosciuto prima che il mito nascesse. Nato il mito contro il mio volere, non mi fa piacere. E allora, in vista di questo loro programma grandioso di megalomane e molto avidi, stavano cercando appoggi, sono stati a contattare affari di Stato addirittura. Questi affari di Stato chiedevano una garanzia, loro promettevano uomini 2.000, 3.000, 10.000, non lo so, cose grosse, e naturalmente la controparte chiedeva garanzie. Dice, ma Stuleggio c'è, non c'è, e con voi altri, questi andavano a dire e con noi altri, una prima volta, una seconda volta, una terza volta. Dice, allora portatelo, vogliamo parlare con Stuleggio. Ma Leggio non sa niente, completamente, Leggio non è complice di niente. Ma ad un certo punto Leggio si rifiuta addirittura di riceverle in altra occasione, saputa questa circostanza, questo interessamento a trovarmi, anche perché non era persona a me gradita il signor Buscetta, e mi meravigliavo che il Totò Cicchetella me lo avrebbe portato in casa addirittura, tanto che io, non avendo fiducia, ho lasciato la villa e ho dovuto emigrare perché non ci stavo più dove Buscetta mi sapeva. Questo è il punto. Cosa nasce? Che si sfuma tutto, perché nato il mito Leggio, tutta sta gente che loro arrollavano o hanno arrollato o dicevano di aver arrollato, una volta che Leggio non consente, non è del parere, anche con promesse allettanti come quelle della libertà. Leggio non si vende, non rifiuta, rifiuta tutto, perché non vuole nella sua coscienza una situazione diversa di quello che il paese aveva raggiunto. E allora sfuma tutto, l'affare non si fa. Leggio per di più all'ardire di non ricevere questa gente, di non farsi trovare di questa gente. Ed ecco il perché loro, secondo la loro megalomania, si sono annullati da soli. Non è che io ho fatto niente per annullarlo, per carità. Non è che io sono andato a dire alla controparte se devo essere io, se non è. La controparte, nato il mito, mi cerca e vuole la garanzia mia per avere fiducia a questa gente. Garanzia che io non mi sento di dare per coscienza e perché, quindi, non condividevo la parte. Quindi praticamente volevano portarlo verso di loro, ma chi? Ecco, chi erano questi? Buscetta, un signor Cicchetella e altri suoi amici, che non sono io a fare il nome, io faccio la presenza. Siccome lei parlò di politici. Sì, ma loro contattavano i politici, non io. Io non contattai nessuno.
loro andavano, o chi per loro, sotto il mio nome, quando questi richiedevano la presenza legge, loro dicevano che io ero con loro, e allora questi a loro volta chiedevano: portatecelo. E voi non vi siete prestati a questo gioco? A questo gioco non mi sono mai prestato, al punto che poi, in un secondo invito, ero venuto nuovamente sto cicchetere con Buscetta per parlarmi, non l'ho voluto ricevere più, ma non una volta, più volte, perché non condividevo l'idea e non accettavo che Cicchetere mi portasse a Buscetta a casa, perché io conosco chi è Buscetta, io volevo evitare tutti questi discorsi, ma bastava semplicemente che non si permetteva di poter dimostrare che io sono un bugiardo, che non è vero che era stato nella mia villa. Ma vi stai considerando, ecco il motivo dell'odio verso i Corleonesi, perché questi hanno fatto brutta figura e sfumato l'affare con i politici, si sono annullati, perché anche con le persone in Sicilia e ad altri posti dove loro si erano andati, creato il mito, se il mito legge non consente, non si fa trovare, fa sfumare tutte cose, vuol dire che questa gente non merita fiducia. Ha capito? Questa è la situazione. Va bene. Non so se sono stato chiaro. Adesso, mentre detto, se per caso io dovessi essere inesatto, l'imputato così dichiara: io non ho mai avuto grande simpatia per il Buscetta, e non vedevo di buon occhio il fatto che Cicchitedda me lo portasse in casa. La verità è che Buscetta, Inserillo e altri suoi amici... No, Inserillo io non l'ho nominato, io ho detto no. Buscetta e i suoi amici. E io i suoi amici. Buscetta, ci credete, e i suoi amici. Non l'ho nominato nessuno amici. E non intendo nominare. È stato un errore mio, pensavo. Sì. Buscetta e i suoi amici... trattavano con dei politici di cui lei non sa il nome, no? Non so il nome. Di cui io non so, ma da come ha sorriso lei lo conosce il nome, va bene? Poi non lo vuole dire un altro paio di mani. Dunque, posso dire uno che è morto. Insomma, e siccome lui parla sempre di morti, allora i morti ne so nominare pure io, e allora preferisco non dire, per non dire e fare il nome di un morto, perché sui morti si dovrebbe avere la delicatezza di stendere un velo di misericordia e non di farne scudo. Ecco, io perché non evito di dire non... Dunque, va bene. Eh? Ma poi non mi piace, ecco, non l'accetto. Ma si era dichiarato disposto a nominarlo, però sì, avrei potuto nominarlo. Bello, va bene. Dunque, allora avrei potuto scritto... nominarlo, ma non mi piace fare il scudo con dei politici di cui non so il nome, e cercavano di coinvolgere anche me. Millantando credito nei miei confronti. Punto. Ad un certo momento questi politici hanno preteso dal Buscetta, o da chi per lui, di avere un incontro con me. Ma io mi sono rifiutato. Ed anzi, ho addirittura abbandonato la villa di Catania e sono andato altrove.
la mia mancata adesione a questo piano determinò il deterioramento dei rapporti dei politici col Buscetta e i suoi amici. Quali ovviamente per colpa loro declinarono dalla posizione che avevano. Non lo so, forse hanno declinato anche in questo senso, non lo so, io non lo so, io questo che mi dice lei, insomma, che mi ha detto lei. Certo, sì. Non sono più andati d'accordo con i politici, ecco questo. Sì, signore. No, o meglio, non sono più andato d'accordo con i politici. E si sono trovati isolati. Hanno sfumato, l'affare si è perduto, no? Non andò in porto. E quindi hanno perduto l'affare. Ecco, tanto per le parole. Insomma. Il movimento che si richiedeva non è successo. E ciò che si loro sono trovate con le mani vuote. E ciò che loro ritenevano di poter conseguire non si è verificato. Questo hanno attribuito a me. Ed ecco perché mi odiano. Se avete domande sono qui a sì, sua sì, completa disposizione, Presidente, e della Corte. Lei si è rifiutato a condiscendere alle loro proposte. Per questa ragione Buscetta avrebbe lanciato queste accuse nei suoi confronti. Guardi, la situazione è molto più ampia, non è semplicemente così. Motivo, naturalmente, di cosa nasce cosa, si va di conseguenza in conseguenza. Una volta che questa gente fallisce il suo scopo, fa brutta figura con i politici, perdono di guadagnare e l'assetto politico italiano rimane quello che è. Loro non possono più, non è un, così sembra poco alla leggenda, ma quei posti, quel desiderio, quelle manie di grandezza non si avverano. Di chi la colpa? Luciano Ricci. Bene. Perché se Luciano Ricci avesse aderito, visto che, ma non erano loro che mi volevano solo a me, ma erano la controparte politica che chiedeva il mio avallo, sì, all'impegno, sì, e a tutto il resto. Sì, sì, d'accordo, sì, sì, chiaro. Bene, lei ha chiarito questo. Io le volevo dire. E la ragione di tutte le altre accuse che Buscetta ha fatto nei confronti di altre persone che nulla hanno a che vedere con lei? Possono essere altre cose che avrebbe agito per altre ragioni. Io mi riferisco esclusivamente alle cose lei. Mie. E avrebbe agito, scusi, cioè, per altre ragioni. Scusi, per piacere, adesso insomma, che siamo nel discorso, è libero di non rispondermi, va bene? Lei dice che Buscetta era insieme ai politici e visto sfumare l'affare, cioè non guadagnavano, ma mi sa dire, o meglio mi vuole dire, in che cosa consistessero questi guadagni? Ma quando si fa o si prepara un avvenimento che deve stravolgere la vita politica di un paese, e ci sono di mezzo molti interessi, ci poteva essere ville, ci potevano essere sorte, miliardi, milioni, non lo so, io semplicemente so che io non mi sono lasciato comprare, non mi sono venduto e non mi sono mai venduto, e premette, ci tengo a dirlo, con la promessa della libertà, ho rinunziato per non avere un peso sulla coscienza di non portare il paese sotto un regime di dittatura alla mia libertà. Quindi quando parla di Corleonese deve lavarsi la bocca con l'aceto e poi parla di Corleonese. Domanda e risponde.
io ho avuto anche promessa di libertà, ma non mi sono prestato per evitare danni irreparabili al nostro paese. D'accordo su questo? Sì. Per non farlo cadere nella dittatura. Ed ecco perché quando dico lui e i suoi programmatori, non mi riferisco solo a lui, perché lui è un programmato in questo mondo. Perché gli interessi sono vasti, sono vari, che non tutti io conosco. Va bene. Quel fatto, cioè la contestazione che è stata fatta, lui non conosce per quali ragioni Buscetta abbia potuto accusare tante altre persone che non, nulla hanno a che vedere con lui. Dunque non so per quali motivi Buscetta abbia accusato altre persone. Abbia potuto accusare, perché lui neanche esclude che abbia potuto accusare anche che possa aver detto delle cose vere a proposito di queste persone. No, io non so niente. Può avere accusato. Però per quanto riguarda i Corleonesi, il riferimento è questo. Si parla sempre di Corleonesi e io, come cittadino di Corleone, non come persona posso capire e perdonare e essere superiore, ma come cittadino sono seccatissimo che il presidente di questa aula bungare ha consentito di coinvolgere i Corleonesi, facendo parlare sempre dei Corleonesi. I Corleonesi, dal primo cittadino all'ultimo, sono tutte persone bene che non è degno di nominare. E ho preteso che le faccia chiedere pubbliche scuse nei riguardi della cittadinanza di Corleone. Però ancora non ho visto niente. Senta una cosa, signor Ligio. Volevo sapere questo. Questi episodi si inquadrano verso il 59-60? Si inquadrano nel 70. E lui dice di non essere... Ecco perché dice di non essere mai venuto. Si inquadrano, partono dal 70 e continuano nel 71-72. Queste circostanze che io ho riferito partono dal 70 e vanno fino agli anni 71 e 72. Va bene. Va bene. Può andare. No, chiedo scusa, signor Presidente. Avete domande? Mi scusi. Sulla verbalizzazione, signor Presidente, se mi consente. Io gradirei molto che si desse atto di due cose. La prima, che alla fine della prima parte del suo dire Ligio ha concluso dicendo che Buscetta, quando parla dei Corleonesi, si deve sciacquare la bocca con l'aceto. La seconda, che dopo la sua ulteriore domanda ha specificato che egli parlava a nome dei cittadini corleonesi. Come se Buscetta avesse parlato dei cittadini di Corleone e non della mafia di Corleone. Parlava di Corleonese, avvocato. Senza specificare, ed io ho pregato il Presidente che si riferisse alle persone e non ai Corleonesi, includendo tutta la cittadinanza. Dunque si dà atto che l'imputato ha detto che Buscetta, quando parlava dei Corleonesi, avrebbe dovuto sciacquarsi la bocca con l'aceto. Lo confermo. E che poi, come avvocato, che lui aveva, e in un secondo contesto, nella seconda parte del suo discorso, ha voluto spiegare che quando parla di Corleonesi parla dei cittadini corleonesi e non di quella mafia di Corleone della quale parla Buscetta. Non faccio equivoco, avvocato. Sono stato chiaro e preciso sia ieri nell'intervento verso il Presidente che oggi. Punto. Allora, l'avvocato Costa chiede che sia messa a verbale l'imputato ha detto che Buscetta si è riferito ai cittadini di Corleone. Dicendo Corleone. Adesso le spiegherà. Corleone, adesso le spiegherà.
a questo punto l'imputato precisa. Ecco. Che non, se no non possiamo fare la precisazione se non c'è già il presupposto. Chiedo scusa. A questo punto l'imputato precisa. Dica che lei ha richiamato. Il presidente ieri mi sono lamentato perché il contorno continuava a menare il naso, l'asino come si dice, il cane per naso, a dire corleonese, corleonese. Mi fare smettere questa parola corleonese e di precisare, riferirsi alle persone. Io hai il rispetto dei miei cittadini, concittadini. Io mi sento, io ieri in udienza ho pregato il presidente. Io scusa, a questo punto precisa. Due punti. Ieri io mi sono lamentato col presidente perché Contorno parlava continuamente e precedentemente anche il signor Buscetta e anche precedentemente il Buscetta hanno parlato soltanto dei corleonesi. Che i testi fossero invitati a parlare dei singoli personaggi che li interessavano e non anche di tutta la cittadinanza. Ed ho chiesto che venissero chieste pubblicamente scuse per questo equivoco che si era chiesto anche che venissero chieste pubbliche scuse per questo equivoco. Pubblico ministero. Io desidero informare la Corte, in aderenza a quelle che sono le risultanze processuali dell'altro processo, che Buscetta, quando è stato invitato a spiegare che cosa intendeva per corleonesi, ha spiegato che intendeva riferirsi alla fazione che seguiva Luciano Ligio e la cosiddetta mafia di Corleone. Tanto è vero, chiedo scusa, io do alla Corte notizia e voi mi contrastate se non è vero. Mi contornate. No, io sto parlando di Buscetta e della definizione corleonesi, di quello che significa corleonesi in questo processo, cioè nell'altro processo e in questo di riscontro. E quando si usava il termine corleonesi ci si rifaceva a che cosa? A quella preponderanza che in seno alle famiglie e in seno alla commissione era diventata la preponderanza dei corleonesi, cioè non dei cittadini di Corleone, ma del fatto, per esempio, che in una determinata famiglia nella quale era stato ucciso Stefano Bontade, dei 110 componenti della famiglia ne erano rimasti in vita soltanto 6, perché gli altri non si erano fatti vedere nemmeno al funerale e quindi erano considerati dall'altra mafia, erano considerati i corleonesi, non cittadini di Corleone, non abitanti di Corleone, non appartenenti alla mafia di Corleone, ma seguaci della volontà preponderante della mafia di Corleone. Questo è il chiarimento processuale. E il signor Ligio era presente, lo sa benissimo, no, se la spiegazione signor data Ligio, non è stata il signor Ligio era presente e non ha sentito quello che spiega lei. Ha sentito allora, che allora si parlava io di corleonese, avvocato. Ha sentito che si parlava di corleonesi e nessun chiarimento è stato fatto. È stato fatto semplicemente, quando si dice corleonesi, il chiarimento era nel campo della mafia, non nella la distinzione tra mafia e cittadini di Corleone, con il signor Buscetta. Mentre il chiarimento specifico è stato fatto ieri con il signor Contorno. E io, è questo che dico, io... E qui non stiamo scherzando, sono cose che sono la verità, è inutile cambiarla, modificarla. Ci sono gli atti che parlano lì, quindi è perfettamente inutile. Sono abituato a scherzare, non ho nessuna voglia di scherzare col signor Ligio, che è nella scomoda posizione di imputato, e io rispetto sempre gli imputati. Però
Io non scherzo con le risultanze processuali. Le risultanze processuali, cioè a dire le cose che sono consacrate nei verbali di dibattimento e nelle registrazioni che danno vita ai verbali di dibattimento, sono quelle che io ho avuto l'onore di informare la Corte, sulle quali ho avuto l'onore di informare la Corte. Va bene, ho voluto mistero. Sì, signor Presidente. L'imputato ha chiesto di essere ulteriormente sentito per dar conto delle motivazioni, delle spinte psicologiche, dei moventi che avevano portato Buscetta a formulare nei suoi confronti quelle gravissime accuse che a tutti sono note. Ora, a fronte di accuse così gravi, io ritengo che per la Corte, la stessa pubblica accusa, possa valutare la fondatezza, sia in grado di valutare la fondatezza delle ragioni che a detta dell'imputato hanno determinato quel rancore, quel spirito di rivincita del Buscetta nei suoi confronti. Credo che abbiamo il diritto di sapere, di essere in grado di essere messi in condizioni di valutare la fondatezza delle circostanze addotte dall'imputato, e a me non pare che in questo momento ci abbia fornito elementi concreti. È un discorso molto vago, per cui vorrei che il pubblico ministero intanto ha delle domande da formulare, e mi pare che è ovvio, a fronte di accuse così gravi, un discorso che ritiene a un certo punto anche il pubblico ministero dovrà approfondire per derivare da parte sua quella che è la fondatezza, l'attendibilità del testo di accusa. E io credo, mi pare evidente, che debba fornirci gli elementi, non può dire soltanto ci sono dei fatti gravi, fatti che coinvolgono addirittura la struttura, la costituzione del nostro ordinamento, dello Stato che in questo momento ci vede membri, ma si deve dire di cosa si tratta. Come la facciamo questa valutazione sull'attendibilità della parola di Buscetta se non ce ne fornisce gli elementi? Chi sono queste persone che, in nome delle quali parlava Ligio? Che cosa, a cosa miravano? Qual era il loro disegno? Perché chiedevano in garanzia il suo personale impegno? Abbiamo bisogno di questi elementi per valutare la parola di Buscetta, cioè in riferimento ai motivi di rancore. Altrimenti che valutazione può fare la Corte, mi chiedo? Sia più preciso, altrimenti non abbiamo gli elementi. Queste cose qua, non abbiamo gli elementi per dire lei dice il vero o lei dice il falso. Mi pare ovvio, mi pare che proprio sia evidente, di evidenza palmare. Il pubblico ministero è padrone di chiedere che io dica il falso. Io non è che posso impedire quello che lui crede. C'è chi crede in Dio, c'è chi crede in Satana. Io chiedo di essere preciso nei suoi riferimenti. Le chiedo di essere preciso. Ha fatto dei riferimenti, sia preciso e poi valuteremo. E io sono preciso. E ho detto anzi prima una cosa, non è nelle mie intenzioni di scoprire il sederino a nessuno, quindi mi pare di essere stato preciso. Ma lei si sta difendendo, lei è nella posizione di imputato, certo, lei ha tutto l'interesse di fare, di essere considerato credibile dalla Corte che la deve giudicare di un duplice delitto così grave. È nella coscienza della Corte. Ma certo, ma lei ci deve aiutare. Io, senta, scusi, io ho un ergastolo, una condanna a 22 anni e una a 6 anni. Beh, io le posso dire che senza un errore o voluti errori giudiziari io sarei ancora il signor Leggio. Non c'è una prova, non c'è un'accusa, niente nei miei riguardi, niente. Sono tutti dovuti a una preparazione e poi in conseguenza di una ritorsione del mio rifiuto di cui ho accennato. Continuo a pagarne le conseguenze. Benedetto Dio, Socrate è stato condannato a bere la cicuta, a me mi si deve in carcere. Io dico grazie che non mi si condanna a bere la cicuta. Che cosa volete dire? Anche perché è lontano dai nostri, non perché mi faccia il paragone, perché lei comprende, lei ma comprende. Comunque, lei comprende quello che le ho detto, cioè le volevo dire, siccome lei è qui imputato di un duplice delitto, sì, che è molto grave, tutti i delitti sono gravi, tutti i delitti, sì, e lei ha tutto l'interesse di difendersi, siccome ha ritenuto necessario venire davanti qui alla Corte a spiegare quali sono le ragioni che avrebbero spinto Buscetta a fare queste gravi accuse nei suoi confronti, e lei ovviamente l'ha fatto questo per darci la possibilità di renderci conto della esattezza e della fondatezza delle sue affermazioni. Quello che ha detto il pubblico ministero dovrebbe suggerirle il comportamento conseguenziale. Le ricordo che io ero in carcere, vagliate bene questo, io ero in carcere dal 74.
E quindi non intende cioè precisare altro? No, non mi sento più. Avete la bocca della verità secondo alcuni organi che lo usano come l'eroe del domondo. Io volevo servire, se questo fosse nato ai tempi del nostro grande Caronda, come l'avrebbe vestito. Ma qui è considerato il consulente dei due monti. Allora, chiedete a lui se vi può dare lui illustrazione in merito. Dirà che non è vero, possibilmente. Ad uscire dal vago delle sue dichiarazioni e fornire più puntuali e precise, e chiedo soltanto che venga verbalizzata e poi avremo la risposta. Il pubblico ministero chiede all'imputato di precisare. Persone, fatti, relativamente alle circostanze da lui prima dei donne. Per dar modo alla Corte di valutare la fondatezza delle sue argomentazioni. Le sue affermazioni. Lei ritiene di confermare soltanto quello che mi ha detto? Oppure vuole fare ulteriori precisazioni? Le precisazioni che dovrei fare, dovrei parlare di morte. E ho detto, non è il caso di disturbare i morti, lasciamo restare di dove sono. L'imputato risponde che lui conferma quello che ha dichiarato, anche perché dovrebbe fare riferimento a persone decedute. Tutte sono morte, tutte. E non vuole. Tutte sono morte le persone. Quelli che hanno avuto rapporti con me, disgraziatamente tutti. Sì. C'è e solo il signor vuole... Buscetta. Naturalmente, alzare il velo. Che coprono questi morti. Va bene, non si può accomodare. Signor Presidente, io gradirei che lei volesse cortesemente mettere a verbale che l'imputato Ligio ha chiesto alla Corte di tenere presente che egli ha sulle spalle un ergastolo, una condanna a 22 anni e una condanna a 6 anni, dalle quali ha il sacrosanto diritto di protestarsi innocente, ma che considera queste condanne conseguenza di quel suo rifiuto. Di quel suo rifiuto ai politici e preparazione? Ho detto preparazione. Preparazione? E conseguenza? A questo mio rifiuto. Esatto. E lo confermo. Sì, esatto, ma io volevo che andasse a verbale, siccome lei lo ha detto è giusto che sia a verbale. Che venga messa a verbale dell'imputato. Ha detto che la sua condanna all'ergastolo, quella a 22 anni e quella a 6 anni, sono conseguenza e preparazione e conseguenza. L'avvocato disse conseguenza. Va bene. Preparazione e conseguenza. Conseguenza di quel suo rifiuto. L'imputato conferma e aggiunge preparazione e conseguenza. Conferma e aggiunge
preparazione e conseguenza.